Fiat, mi spiace perché probabilmente, come dire, sono stata un po' fraintesa o forse qualche agenzia è stata un po' troppo sintetica. Non c'è nessuna, diciamo, volontà di laissez-faire. La mia era una risposta tecnica, probabilmente mal interpretata. È evidente che credo che il governo debba fare di tutto per trovare le soluzioni per cercare di creare un ambiente in Italia che sia attrattivo per degli investimenti pubblici, scusate, privati, che siano italiani o che siano esteri, e quindi la Fiat è naturalmente uno di questi, di questi grandi gruppi che naturalmente va a tutti i costi, insomma, diciamo, cercato di mantenere in Italia. La mia risposta era una domanda di una giornalista che mi chiedeva se tecnicamente c'era la possibilità di fare qualcosa. È evidente che non c'è modo, diciamo, di trattenere, di trattenere una. Si possono creare delle condizioni per cui sia vantaggioso mantenere le produzioni in Italia, mantenere l'eccellenza in Italia, il cuore produttivo, il cuore anche tecnologico, nell'ambito di una competizione che comunque è ormai diventata internazionale, ma è chiaro che le grandi aziende fanno filiera produttiva sulle piccole e medie imprese, quindi quello che il governo deve fare è fare il massimo per creare tutte le condizioni per cui sia utile e, come dire, conveniente rimanere in questo paese.